Siamo qua in compagnia del presidente del Corigliano, Mauro Nucaro. Quali le prime dichiarazioni a caldo dopo questa promozione in Serie D? È una giornata di festa. È vero che noi avevamo programmato tutto già da agosto, però vincere questo campionato non è stato facile, in quanto abbiamo trovato un antagonista che ci ha tenuto testa fino alla giornata odierna, perché ho saputo che la Reggio Med ha vinto. Io credo che ha vinto la squadra che ha meritato di più. Abbiamo avuto una continuità di risultati, abbiamo perso una sola partita, ne abbiamo pareggiato 4, quindi questi sono i numeri. Credo che nessuno ci può togliere questa gioia, nessuno può mettere dubbi su questo campionato. Sono felice, ma mi resta sempre l'amaro in bocca della Coppa che abbiamo buttato via in modo male, brutto. Capisco, quindi grande entusiasmo. A chi dedica questa vittoria del campionato di eccellenza 2018-2019? Allora, io questa vittoria la dedico in primis alla squadra e poi a questi ragazzi che effettivamente non ci hanno mai lasciato una partita. Mister Sarli, mentre mi documentavo su chi lei fosse, ho saputo che lei è stato un calciatore del Corigliano. Cosa si prova sia da calciatore e ora da allenatore ad aver portato questa squadra in un campionato interregionale? Vabbè, sono emozioni. Io non vinto i campionati, ma è normale, vincere i campionati nella propria città vale doppio. L'ho vinto come calciatore, per il Corigliano, da promozione in eccellenza, e ora lo vinco da eccellenza interregionale. Sono emozioni indescrivibili che veramente la città si merita. Da tanti anni che non si affacciava all'interregionale, finalmente grazie al presidente ci siamo riusciti. Poi sicuramente lei non ha ereditato una delle migliori situazioni, sappiamo, lei è subentrato a mister Cosimo De Feo, quindi ha avuto anche il compito di ristabilire i nervi magari all'interno dello spogliatoio, un compito assolutamente non semplice. Ma per me è stato semplice, perché i ragazzi li conoscevo. Si sono messi a disposizione e questa è stata la cosa che veramente mi ha fatto contento, perché c'è un rapporto di stima reciproca. Per questo poi dopo ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito che purtroppo abbiamo fatto svanire lì la Coppa, però tra parentesi il presidente ci teneva, è peccato. Però il nostro obiettivo è ora il campionato e grazie a Dio ci siamo riusciti. Ok, e a chi dedica questa vittoria? Vabbè, la dedico alla mia famiglia, mia moglie, ai miei figli, perché veramente nei momenti difficili ci sono loro. Poi è normale, nei momenti così, di felicità li voglio dedicare a loro, che mi sono sempre vicini. Due stagioni, lei proviene da due stagioni, tre stagioni, giusto? In cui la Bovalinese ha fatto dei campionati eccelsi. La promozione dalla prima categoria in promozione e poi il raggiungimento della finale playoff, purtroppo poi la sconfitta in quel di Isola Caporizzuto con l'Olympic, oggi arriva la prima della classe e la Bovalinese comunque raggiunge la salvezza. Ma hai detto tutto tu, onestamente sono stati 3 anni bellissimi in quel di Bovalino. Adesso forse si è chiuso un ciclo con oggi, aspettavamo la matematica anche se virtualmente lo si era salvi. Poi sapevamo pure che oggi arrivava la prima della classe, secondo me abbiamo fatto la nostra onesta partita e ci abbiamo messo quello che avevamo. Poi è normale che rovinare una festa così oggi sarebbe stato un peccato, nel senso che noi siamo arrivati anche in 14, cortissimi. Il veleno che abbiamo avuto sino a 3-4 domeniche fa ci è finito. Onore ai vincitori oggi, mi va di fare i complimenti perché i più forti hanno vinto, però c'è da mettere in risalto quello che abbiamo fatto noi. Non mi stancherò mai di mettere in risalto quello che hanno fatto sti ragazzi, perché sa davvero del miracoloso per le condizioni in cui abbiamo operato, per quello che c'era successo a dicembre e per gli infortuni gravi che abbiamo avuto con alcuni giocatori simbolo e chiave di questa squadra, ma con un manipolo di ragazzine siamo riusciti a salvarci, anche con 4 giornate d'anticipo.